semifinale del Grande Fratello VIP, Fariba Teheran, la mamma di Giulia Salemi, si scaglia contro gli autori del reality di Canale 5 e muove accuse pesantissime. Nessuno mi aveva avvertito del regolamento. Da 3 settimane circolava la voce che gli autori volessero far fuori Giulia. Mi hanno usato. Fariba Teheran si ribella al FBI poco prima che venga comunicato il provvedimento disciplinare per Giulia Salemi. Intorno alle 22 scrive sui social Twitter e Instagram, dicono che Giulia va direttamente al televoto perché ho parlato in persiano, innanzitutto non è lei che ha infranto le regole. Ma io perché nessuno mi aveva detto che non posso? Giulia che colpa ha? E ancora, certo che avrebbero dovuto farmi leggere il regolamento, non farmi firmare liberatoria al volo. Siete pronti a salvarla? In realtà il pubblico non vedeva l'ora di sbatterla fuori e non c'è stata storia con Stefano Sala. A danno avvenuto, l'invadente Fariba ha postato un video minacciando azioni legali. Ilary Blasi ha detto che io sapevo del regolamento, Giulia gliel'ha chiesto e la conduttrice ha risposto di sì. Da, non è vero, nessuno me lo aveva detto. Se io sapevo del regolamento andavo a danneggiare mia figlia. Ho firmato liberatoria in 2 secondi senza farmi leggere. Da 3 settimane era in giro che gli autori volevano fare fuori Giulia Salemi. Lascio a voi la risposta, qua c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non mi convince. Hanno danneggiato percorso pulito di mia figlia per loro gioco. Sono stata strumentalizzata per fare scoop e aumentare share. Sono triste e amareggiata. E poi commenta, non si può punire un partecipante del gioco per colpa di terzi. Giulia Salemi è buona di cuore e per dire, sicuramente non andrà per vie legali anche se il mio ufficio legale ha assicurato che legalmente vincerà la causa.